E abbiamo l'onore di essere in compagnia di Paolino Tassi, guida alpina di Cortina, anzi bolognese d'origine e cortinese d'adozione. Confermo. Confermi? Confermo. Cortina si riferisce poi al nome del paese, tutto il territorio, il grande e magnifico giardino d'Ampezzo è uno dei posti più incredibili che c'è sulle Dolomiti, e noi qua siamo all'interno del parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, una zona selvaggia con alcuni rifugi e strade forestali e basta, e un sacco di neve fresca oggi. Paolino è uno degli esponenti di spicco della sciata Telemark sul panorama internazionale. Sì, non so perché, ma comunque sono tra virgolette famoso, perché in fin dei conti non ho mai fatto nessuna cosa estrema, non ho nessun record. Se mi sono dopato era per andare più piano, ma è più veloce, quindi non so. Comunque va così. Questo vallone che ci porti a fare adesso si chiama? Questo qua è un vallone che non si può percorrere sempre e si chiama Varon de la Ola. Allora andiamo a vedere com'è. Non deve essere male, andiamo. Varon de la Ola! Nella neve, no? Come si vede, mi è sempre piaciuta la neve, mi è sempre piaciuto sciare, e quando ho incontrato il Telemark, sono stato obbligato da Mario Lacedelli, mio datore di lavoro, a frequentare un corso di Telemark tenuto da un norvegese fantastico, uno sciatore eccezionale che si chiama Morten Haas. Il mio modo di sciare, di interpretare lo sci e stare nella neve è cambiato notevolmente. Ribadisco un concetto, che col Telemark non si scia sulla neve, ma si scia nella neve.
prima siamo scesi a nord e adesso scendiamo a sud. A sud? La neve è differente, ma bisogna ancora toccare tutti i punti cardinali, no? Bene. Il percorso vi ho indovinato, Bus de Tofana, e tra un po' capirete perché. Al buco. Bella questa sosta al Bus de Tofana. È una sosta riflessiva, perché bisogna non solo correre, andare avanti e indietro, bisogna anche guardarsi intorno. Siamo in un posto meraviglioso, guarda che guglie, guarda che neve, guarda che giochi, no, di ombra, di luce, è stupendo. Il Telemark, che comunque si presta molto al freeride, perché è molto versatile il Telemark, puoi andare salita, in discesa, in pianura, non cambia mai la posizione, la postura. Il fatto di essere uno sport ribelle, anarchico, slegato da tutte le federazioni, senza regole, legato molto al buon senso delle persone che lo praticano. Libero, anarchico e romantico? Sì, molto romantico. La scelta Telemark è molto romantica. È la parte romantica. Sì. Sì, c'è questo veramente questo entrare nella neve così. Sì. Veramente. Credo. Sensuale. Che... Beh, il paradiso dello sci. Te lo scivolo in pista, il paradiso del freeride. Bello, però mi piace questo film, cioè così, c'è un buon inizio e un lieto fine. Questo è un lieto fine, davvero. Spero che sia solo il primo tempo. Quindi, buon Telemark a tutti. Grazie, Telemark, buon freeride a tutti. Eccoci qua, vi siamo un buon augurio. Alla vostra. Alla vostra. Quando siamo venuti con Paolino quest'inverno, non sapevamo mica che durava così tanto. Penso che nessuno se l'aspettava. Una primavera che non c'è stata.
E la via che ci porti a fare come si chiama? Compagni di Merenda. Sul terzo spigolo della Tofana. Terzo, no? Spigolo. Ci piaceva anche questo giocare su questo confronto fra il vecchio e il nuovo, sulla, più, o meglio, sul filo che unisce la tradizione alpinistica dell'Ampezzano e del gruppo degli Scoiattoli. La tua via corre a fianco di una delle grandi classiche della zona, che è il terzo spigolo, sì, della Tofana, aperta da Albino Alverà e Ugo Pompani, sì, vero? Siamo quasi già quattro anni nuovo da fare. Però abbiamo cominciato nel 46. Una volta lì ci andava una volta io e una volta lui capocodatta. Sì. L'anno prima del 45 io ero ancora un boccetta, avevo 19 anni, lui aveva 22. Sì. E allora era lui che mi insegnava a me in pratica, no? E dopo nel 46 mi ha detto no, dico adesso vado con il capocodatta. Avevi finito l'apprendistato. Adesso vado anch'io davanti, no? Beh, allora non era difficile mettersi d'accordo cosa fare, cosa non fare davanti, allora abbiamo detto la domenica tu, la domenica io. Ma allora, dai. Siamo andati su in Tofana, qua è il primo spigolo, facciamo il primo spigolo. Dai, io il capocodatta faccio io il capocodatta. Poi la domenica dopo abbiamo visto il terzo spigolo, facciamo il terzo spigolo. Allora lì l'ha fatto lui il capocodatta. Lo spigolo è tu questo? Sì. Siamo accompagnati anche dalla moglie di Mox. Eh sì. Dai, raccontami Mox, visto che siamo qua su questa sosta comoda. E quanto fa è stato un po' anche per scherzo. Era un'estate che non si riusciva a far niente, allora andavo sempre a arrampicare con sto Tizi e abbiamo detto andiamo a fare una via nuova in Tofana, no? Tanto se piove ritorniamo subito. E poi da qua ci siamo sbizzarriti su tutta la parete. Quante sono le vie che hai aperto qua sulla Tofana? Qua sulla Rozze, 1, 2, 3, 8? 8? Ok, parti! Addio bel tempo! Bene cari ragazzi! La ritirata è sempre in agguato. Buttiamo le doppie prima di fare la doccia, visto che il temporale è in arrivo. Rituale questo? Siamo a fine gita,
E volevamo ringraziare grazie a voi che siete venuti. Moxa, grazie. E Natasha per la bella arrampicata che ci hanno portato a fare. Una bella soddisfazione, no? Lasciare la propria traccia su una parete come questa che ha visto passare tutta la storia dell'alpinismo. È una bella soddisfazione anche perché dopo le vie che ho fatto sono sempre abbastanza ripetute. Poi diciamo che l'avventura non manca neanche lì, no? Adesso quella volta noi avevamo un'altra attrezzatura di voi oggi, no? Eh sì. Però insomma avevamo fatica, no? Io ho fatto la casina della Ostia della Valle con un paio di pantofole. Pantofole da casa. Con la suola cucita da mia madre, che era la divisa della GIL, della Gioventù Italiana del Vittorio, sì. Fascista, no? Che dopo il 25 luglio del 42 è andato via il fascismo, 43. Allora ho detto a mia madre, guarda che la divisa non occorre più metterla, dato che era un pane buono, dico fammi le suole delle mie scarpette, non mi ha fatto le suole delle scarpette, ma queste scarpette attaccavano un po', ma poco, neanche con tutta le scarpe adesso, attaccavano un attimo, quando erano nuove scivolavano come se avessero sotto il sapone, sì, 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 sì. Invece quando erano un po' vecchie, consumate, si attaccava qualche cosa, si attaccava la roccia, ha fatto tanto andare bene, ma però io le avevo consumate troppo, ne avevo una che avevo la punta della scarpa, fino a metà scarpa, staccata dalla tomaia. Allora ogni volta che devo fare un passo, devo dare sul colpetto per tirare la suola, no?